Siamo lodati Gesù e Maria. Ci mettiamo fra le sorelle carissime in ascolto di questo Vangelo della 33esima domenica ordinaria, come ho scritto sul bollettino, e sta per finire l'anno liturgico e in queste due ultime domeniche, questa e poi la prossima, quella di Cristo Re, la Chiesa ci invita a considerare anzitutto la fine del mondo, le realtà ultime, che è un po' l'oggetto principale anche del Vangelo che stiamo ascoltando. Attenzione, realtà ultime su cui non bisogna accostarsi, come dicevo già ieri sera, con un cuore curioso. Cioè, tutti quanti vorremmo sapere quando sarà la fine del mondo. Noi siamo sempre molto curiosi, che ci piacciono sapere queste cose. Gesù, per farci passare la voglia, ha concluso il Vangelo dicendo queste parole: quanto a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo, e non lo so neanche io, attenzione, in quanto uomo, sta sottintendendo Gesù, perché in quanto Dio certamente lo sa, ma solo il Padre. Questo ci dà un monito, e attenzione, ogni volta che qualcuno viene a dire arriva la fine del mondo, le orecchie vanno attappate. Sapete che c'è qualcuno che l'ha già fatto qualche volta, e ha fatto, a Roma dicono, la figura del peracottaro, perché sistematicamente tutte le previsioni di fine del mondo sono state smentite. Io mi ricordo, ero giovanotto, c'era chi pensava che nel 2000 c'era la fine del mondo, poi girava qualche anno fa, non so se è arrivato pure a sermone italiano, che arrivasse il 2012, era l'anno della fine del mondo, tutte stupidaggini, d'accordo? Ora però, questo Vangelo, per annunciare le cose che sappiamo dei discorsi scatologici, prima della fine del mondo ci sarà una grande tribolazione, una grande sofferenza, che segnerà proprio una diversificazione tra quelli che rimangono fedeli al Signore e quelli che non gli restano, e poi torna il Signore e sarà la fine. Ieri sera ho approfondito nella messa di ieri sera, la prima lettura, che a quel punto ci sarà la risurrezione della carne, la divisione degli eletti in buoni e cattivi e la vita del mondo che verrà, come diciamo nel credo. Questo è in sintesi. Però attenzione, sullo sfondo di questa pagina del Vangelo c'è un evento drammatico della storia di Israele, questo lo sanno tutti gli esegeti, perché Gesù dice non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Che cosa è questo evento? È la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Tutti i discorsi che Gesù fa sulla fine hanno sempre come prospettiva storica quello che sarebbe drammaticamente accaduto nel 70 d.C. Sapete che Roma ha marciato su Israele, il generale era il generale Tito, che poi sarebbe divenuto imperatore, e Gerusalemme è stata rasa al suolo. Capite? Noi oggi la vediamo, è stata fu poi ricostruita da Adriano intorno al 130 con un nome pagano, Elia Capitolina. Noi oggi vediamo Gerusalemme perché hanno fatto degli scavi e hanno riportato, ma era stata completamente, quindi, rasa al suolo Gerusalemme, la fine di un'era e l'inizio di un'altra era. Capite l'analogia, no? La fine del mondo cosa sarà? Sarà la fine di questo mondo e l'inizio di una cosa nuova. Oh, però fate un attimo attenzione, non vi sembra che questa cosa assomigli anche un po' a quello che è successo alla fine della vita terrena di Gesù? Pensiamoci bene, no? La passione e la morte di Gesù, cosa dice qui? In quei giorni il sole si oscurerà. Vi ricordate che cosa è successo il Venerdì Santo? Cosa dicono i Vangeli? Da mezzogiorno alle tre il sole si eclissò, le potenze saranno sconvolte. Cosa è successo nel momento della morte di Gesù? Cosa ci dicono i Vangeli? Oltre che il sole si è oscurato, è successo un terremoto. Capite? Era il compimento della redenzione. Noi abbiamo visto Gesù Venerdì Santo, sembrava distrutto ed è stato distrutto dai nostri peccati, ma per risorgere il terzo giorno. Vedete, di nuovo una realtà di morte da cui esce poi una realtà nuova di vita. E questo non ci fa pensare ancora un po'? Facciamo, siamo già a tre livelli, la fine del mondo, Gerusalemme, Gesù, passiamo alla Chiesa. Se uno studia la storia della Chiesa, vedrà che i grandi momenti di rinascita sono stati sempre preceduti da grandi tribolazioni e da grandi eventi sconvolgenti. Qual è stata la più grande persecuzione che la Chiesa ha subito sotto l'impero romano? Che se lo ricordiamo a scuola, no? Diocleziano, d'accordo?
E chi era Diocleziano? Il predecessore di Costantino. Guardate che Diocleziano ha fatto una carneficina che tutte le reliquie dei martiri che ci abbiamo lì dentro fanno ridere in confronto a quello che ha fatto Diocleziano, una mattanza proprio, una strage. Dopo Diocleziano che è successo? È venuto Costantino. Cosa ha fatto Costantino? Nel 313 l'editto di tolleranza, è la fine delle persecuzioni. Se uno studia la storia della Chiesa in tanti altri periodi travagliatissimi, pensiamo alla lotta delle investiture, ma un macello che non finiva mai. Poco dopo la lotta delle investiture, nel XIII secolo, nascono San Domenico e San Francesco e la Chiesa risorge, vive uno dei periodi più belli della sua storia. Pensiamo alla Riforma Luterana, un grande cataclisma del XVI secolo. La Chiesa si mette un'altra volta in ginocchio, un marasma in giro in tutta Europa. Noi non ci rendiamo conto di tante cose, guardate che a quei tempi, cioè i riformati, che poverini non sapevano quello che facevano, entravano nelle chiese dove c'erano i cattolici che stavano adorando l'Eucaristia. Una settimana fa stavamo vedendo quasi a quest'ora il più antico miracolo eucaristico del mondo, e li ammazzavano in chiesa perché dicevano: voi siete idolatri che state adorando un pezzetto di pane, perché non ci credevano nella presenza di Gesù nell'Eucaristia, li ammazzavano in chiesa, capite? Noi oggi ci sconvolgiamo dinanzi a tante cose, ma quando uno studia la storia, dopo questo che è successo, la Riforma Cattolica, il Concilio di Trento, boom, un rigoglio magnifico, una montagna di ordini religiosi, nasce Sant'Ignazio di Loyola, si riformano tanti ordini, c'è San Filippo Neri, i Barnabè, la montagna e la Chiesa risorge. Allora capite? Guardate cosa dice Gesù, no? Dal figo imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Allora, qual è la grande sapienza che ci trasmette questo Vangelo? Poi vi accenno soltanto all'ultimo punto che approfondirò nell'altra omelia. Che quando vediamo un sacco di guai, che uno sembrerebbe mettersi le mani nei capelli per chi ce l'ha, non bisogna mettersi le mani nei capelli. Dio sta preparando una rinascita. Attenzione, chi è che godrà di quella rinascita? Perché alcuni vanno in rovina e altri partecipano della rinascita. Chi c'ha il cuore aperto e disposto ad accoglierlo. L'ultimo livello, che approfondirò nella prossima messa, qual è? È il livello personale. Guardate che nella nostra vita, nella mia e nella tua, Dio interviene con grandi cambiamenti. Quando? Quando a volte arrivano le prove. Quando a volte arrivano le tribolazioni, quando a volte arrivano le crisi, perché per farci rinascere come uomini e donne nuove, come autentici discepoli e discepoli di Gesù, cosa deve fare prima il Signore? Deve radere al suolo quello che San Paolo chiama il nostro uomo vecchio, e questo si fa a volte, capite, calcando un pochino la mano, e noi ci diciamo, è la fine. Questo fa tutto storto e non ti accorgi che dietro quella fine va tutto storto, c'è il Signore che ti sta prendendo per mano e ricostruendoti. Anche qui, come approfondirò la messa seguente, chi è che ne beneficia? Ci sono quelli che dinanzi alle difficoltà, alle tribolazioni si disperano, è la fine, d'accordo, o peggio ancora, se la prendono col Padre Eterno, ah, ci ha abbandonato, sta a succedere la fine del mondo e lui sta a guardare, e bestemmiano. Questi non trarranno nessun beneficio da queste operazioni divine, come quelli che sotto la croce di Gesù, anziché guardare quanto grande era l'amore di Dio, lo provocavano. Cioè, ah, tu sei il figlio di Dio, bella fine che hai fatto, e scendi, faccelo vedere se sei il figlio di Dio. Capite? Quelli che sfidano il Signore non hanno questa sapienza di comprendere quello che lui sta operando. E invece ci stanno quelli come il centurione romano che stava zitto, non ha detto manco una parola, ma che l'ha guardato bene Gesù, dice non è possibile, c'è uno che è capace di soffrire in questo modo, di perdonare i nemici, di pregare mentre sta in croce, di accogliere il buon ladrone, questo può essere soltanto il figlio di Dio. Allora capite gli effetti di queste grandi azioni misteriose ma potenti e, come dire, ricostruttive di Dio nella storia? Dipendono da come il nostro cuore è disposto o non disposto a dare. Se tu ti lasci lavorare e ricreare, o se ti indurisci e metti a puntarti il dito contro il Signore a giudicare le sue opere, siamo liberi di farlo,
ma sperimenteremo la distruzione senza beneficiarne dei benefici effetti del cambiamento. Quindi, dato che adesso abbiamo parlato della Chiesa, niente paura quando vediamo momenti. Adesso insomma la Chiesa sta un po' sotto attacco, sta un po' sotto assedio. Il Papa ci ha fatto pregare la preghiera a San Michele Arcangelo non a caso, no? Citato dalla prima lettura nel mese d'ottobre. Io sto serenissimo, d'accordo? Perché da questo tempo di prova io sono sicurissimo, proprio per quello che abbiamo meditato, che la Chiesa uscirà più bella di prima, più purificata, più santa, più autentica, più capace di annunciare e testimoniare veramente il Vangelo e più capace di raggiungere persone su persone e di portarla a Gesù. Questa è la sapienza che ci insegna la liturgia di questa domenica. Chiediamo a Maria Santissima di custodirla nel cuore, di meditarla profondamente e di aprirci ai grandi misteri delle opere di Dio, che sono sempre il contrario di quello che sembra a una prima vista, a un primo sguardo superficiale e non sapiente. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.